stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri il Cucciolo, primo asilo nido comunale del quartiere Vomero Arenella. Completata dopo oltre un anno di lavori, la struttura si trova all'interno dell'istituto comprensivo Minucci in via Bernardo Cavallino ed accoglierà su una superficie di circa 400 metri quadri 25 bambini tra i 12 e 36 mesi. Noi abbiamo lottato per i nidi pubblici e a titolarità pubblica perché sono garanzia di equità, soprattutto, cioè di pari opportunità per tutti i ceti sociali. È una grande soddisfazione aver colmato questa lacuna. Siamo in controtendenza. Negli altri comuni ormai si parla di dismettere i nidi perché è un onere economico molto forte che in tempi di spending review moltissime città, adesso anche Roma, non riescono a mantenere. Quindi per noi è un doppio orgoglio, anche perché l'amministrazione De Magistris ci ha creduto col concorso delle maestre, degli educatori, ci ha creduto nell'importanza di dare spazi per i bambini più piccoli. Le aule calde ed accoglienti sono state attrezzate secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza. Un ampio spazio esterno di 150 metri quadri è inoltre dedicato all'area giochi. Il primo asilo nido della quinta municipalità, ne seguiranno altri. Un grande lavoro di gruppo, di squadra, tra comune, municipalità, dirigenti, funzionari e terzo settore. Ed è un segnale che va in controtendenza anche questo rispetto al paese. In altre parti si smantellano gli asili comunali, la scuola pubblica, si privatizzano. Noi invece non solo li abbiamo difesi, abbiamo assunto 372 maestre nelle scorse settimane e apriamo asili nido, apriamo i punti di pomeriggio nelle scuole e abbiamo migliorato di gran lunga la refezione. Questo senza soldi, con i tagli del governo, esclusivamente con l'organizzazione del capitale umano della nostra città. L'apertura del nido nella quinta municipalità, unica sul territorio ad esserne ancora sprovvista, è frutto di una sinergia istituzionale che ha consentito di finanziare le varie fasi di realizzazione. Nuovi spazi educativi per i più piccoli sorgeranno presto in altre zone del quartiere. Questo è l'unico territorio che non aveva un posto dove realmente costruire un nido e su questo abbiamo lavorato grazie ai nostri tecnici, grazie a chi ci ha creduto e abbiamo realizzato il primo nido, un nido all'avanguardia rispetto alla sicurezza, rispetto anche alla bellezza. Non ci fermiamo perché con i fondi PAC tra poco inaugureremo anche un altro spazio, bambine e bambini, altri 30 posti dove attualmente c'è la scuola Piscicelli e poi stiamo ragionando con l'amministrazione, con il sindaco e con l'assessore all'educazione del comune perché tra poco riapriremo una scuola che è stata anche lì dimenticata. In buona sostanza noi vogliamo restituire al territorio quello che la pianificazione degli anni 50 e 60 non è stato in grado di fare.